Mercoledì 24 gennaio 2024, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. E allora stamattina parleremo dei rischi di muoversi in bici nelle nostre città, ma in generale sulle nostre strade, e poi ancora ci occuperemo di un libro che ci racconta la storia degli ultimi maestri d'ascia ad Aci Trezza, e ancora un progetto che prevede un progetto regionale per l'attività fisica per gli over 65 organizzato dall'ASP. Però in primo piano, come sempre, c'è l'attualità, c'è la cronaca. Cominciamo subito con un'operazione antidroga a Catania, a Librino, 14 arresti. L'organizzazione metteva a disposizione dei clienti anche una drug room, basi logistiche in 5 appartamenti IACP sul viale Nitta. Sono stati usati, venivano usati anche dei nomi in codice per indicare la tipologia e la quantità della sostanza stupefacente. Un intero appartamento a disposizione dei clienti per drogarsi al riparo da sguardi indiscreti. Tanti servizi offerti e fantasiosi linguaggi in codice per indicare la tipologia di stupefacente. Tutto per fare cassa e per eludere i controlli dei carabinieri, che invece hanno messo sotto sopra e il nome dato all'operazione 3 importanti piazze di spaccio a Librino. 300 militari dell'arma del comando provinciale di Catania sono stati impegnati in un blitz antidroga per eseguire ordinanze di custodia cautelari nei confronti di 14 indagati, uno dei quali minorenne all'epoca dei fatti. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, ricettazione e invasione di terreni o edifici. Secondo l'accusa, il giro d'affari avrebbe permesso al gruppo incassi per diverse migliaia di euro al giorno. Fantasioso il linguaggio in codice utilizzato dai pusher per indicare le varie tipologie di droga, pacchetto di sigarette o cibo per cani per la marijuana, utilizzato linguaggio anche criptico come birra, mezza birra o lampadina da 40 watt per indicare le quantità di cocaina. I carabinieri stanno anche seguendo il sequestro preventivo di 5 appartamenti di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari del complesso edilizio di Viale Nitta 12, utilizzati come base logistica per l'attività illecita ed in parte occupati abusivamente. E a Palermo le mani di Cosa Nostra sullo spaccio di crack e cocaina alla Vucciria, cuore della Movida. Ci sono stati 9 arresti a gestire i contatti tra Lanciano e la Sicilia, mafiosi vicini al mandamento di Porta Nuova. Nel cuore della notte, a sirene spiegate, il lungo serpentone di auto dei carabinieri diretti in una delle più fiorenti piazze di spaccio della droga di Palermo. Il mercato storico della Vucciria, territorio indiscusso del mandamento mafioso di Porta Nuova. Partite di crack e cocaina importate dai vertici dei mafiosi e date agli spacciatori che le vendevano in strada, nelle viuzze, ad ogni ora. La vendita era organizzata con turni di lavoro e i pusher a fine turno si scambiavano anche il cellulare utilizzato per le prenotazioni. Notazioni della droga, chiamata in gergo macchina o birra. Tantissime le cessioni rilevate e documentate dagli inquirenti. 10 le misure cautelari eseguite, 8 in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 1 con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di droga e spaccio. 3 arresti sono avvenuti in flagranza, in quel cuore della mala movida che tra droga e risse sta falcidiando tanti giovani, dove si sono sollevate tante proteste per chiedere un impegno serio della politica nella lotta alle dipendenze. Sono state anche smantellate diverse basi logistiche destinate all'occultamento e alla suddivisione in dosi delle sostanze stupefacenti. È stato arrestato Matteo Menzo, 22 anni, sospettato di essere l'autore dell'omicidio del padre Gaetano, imprenditore di 48 anni. Il giovane si trovava nei pressi della questura di Enna. La vittima è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione in via Mola, nel centro storico proprio del capoluogo siciliano. A fare la macabra scoperta è stato un fratello della vittima che lavora nella stessa impresa di famiglia. Gli investigatori si erano subito messi sulle tracce alla ricerca di uno dei 3 figli della vittima, Matteo, che qualcuno aveva notato allontanarsi da casa visibilmente turbato. Cambiamo argomento, sicurezza sismica, bando da 100 milioni di euro e la prima applicazione del nuovo principio costituzionale della insularità vista come svantaggio. Lo scopo è rendere questi comuni autonomi dal punto di vista della sicurezza dei cittadini, ma anche delle infrastrutture.
Piovono 100 milioni di euro per le isole minori marine di tutta Italia, un'area che include 7 regioni e 36 comuni. Molte di queste sono in Sicilia, come Ustica e gli arcipelaghi delle Eolie, delle Egadi, delle Pelagie. Ad annunciarlo è stato il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci. È il più robusto dal punto di vista finanziario, il più robusto intervento di prevenzione antisismica mai realizzato in Italia sulle isole minori. Si tratta di un intervento realizzato dal Dipartimento Casa Italia in collaborazione con quello della Protezione Civile, che verrà realizzato attraverso un bando messo a disposizione dei sindaci. Lo scopo finale è quello di realizzare interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture strategiche, come porti e dove ci sono anche aeroporti, ma non soltanto quelli. Ci sono interventi dal punto di vista territoriale e paesaggistico in aree fragili. Un intervento che nel complesso applica anche uno dei nuovi principi costituzionali, quello del disagio dovuto alle essere nati, cresciuti e vivere in isola. Le condizioni di chi vive su quei territori sono diverse rispetto a quelle dei cittadini che vivono nella penisola. In questo contesto le isole minori sono territori fragili, sono territori vulnerabili, perché in caso di soccorso le operazioni, inesorabilmente per la stessa natura delle isole, diventano più complicate, più difficili. È soltanto il primo intervento, al quale ne seguiranno altri in vari settori, sempre in attuazione della nuova formulazione dell'articolo 119 della Costituzione e dunque per contenere il disagio degli abitanti delle regioni insulari. Per il momento ci fermiamo qui con la cronaca, con l'attualità. Adesso andiamo a sentire, a leggere assieme ad Emanuela Corsi invece i fatti più importanti che stamattina si ritrovano sulle prime pagine e non solo dei quotidiani regionali. Esatto, allora partiamo dalla Sicilia intanto, quindi con i fatti regionali. Vediamo a centropagina il titolo sì all'autonomia ed è subito bagarre, primo voto in Senato, le opposizioni in aula sventolano il tricolore e cantano l'inno, la Lega espone la bandiera della Serenissima. Questo è quello che è accaduto appunto in Senato, una notizia che troveremo soprattutto sulla stampa nazionale, poi vedremo anche qualche approfondimento. E poi c'è un'altra notizia sempre in primo piano, capitano da Oscar, un orgoglio per il nostro paese, perché il film di Matteo Garrone è nella cinquina per vincere questa ambita statuetta degli Oscar come miglior film straniero. Ma poi ci sono tante altre notizie. Intanto, sempre per quanto riguarda la politica, Fitto sollecita la lista della spesa, FSC, la regione accelera sul piano, accordo di coesione da oltre 5 miliardi. Vediamo il delitto Aenna di cui hai parlato poco fa. Angelo uccide il padre a coltellate dopo una violenta lite, preso mentre vagava. E poi un altro fatto di cronaca a Piazza Armerina, questa donna somala che era stata aggredita, è stata intervistata, dice: io non odio nessuno, voglio soltanto lavorare. Queste appunto le parole della vittima. Si ritorna a parlare della figlia di Laura Bonafede, cioè della vivandiera, di colei che portava questi pizzini del boss. Ecco, favorì Messina Denaro consegnandoli pizzini. Non le verrà tolta la figlia, la decisione del tribunale. Dovrà seguire comunque un percorso di rieducazione, fra virgolette, di riabilitazione per poter insomma riavere la figlia, per poter tenere la figlia. Poi lo sport, il Catania questa sera a Rimini per la Coppa Italia, tifosi al seguito. Questa sera ci sarà anche questa una sera diretta dalle 20 su Telecolor, ricordiamo, diretta stadio per seguire la semifinale di andata di questa sfida, che potrebbe in qualche modo favorire, avvantaggiare il Catania, che in campionato non va benissimo, in chiave playoff, ma chiaramente bisognerà giocare, vedere i risultati. Ok, e poi a proposito di sport, purtroppo una notizia meno piacevole, gli insulti razzisti, si torna a parlare appunto del caso del portiere del Milan, paga l'Udinese, turno a porte chiuse, una misura
Alla fine voglio dire chi è stato individuato comunque, la persona che una delle persone ha il, diciamo, il divieto di entrare allo stadio per tutta la vita, però certamente a pagare è ancora la società. Bisogna essere più stringenti nei confronti e prendere provvedimenti più forti nei confronti dei responsabili di questi episodi e meno delle società di calcio e le società insomma pagano sempre e sono ostaggio sempre esatto, più ostaggio esatto. E poi lasciamo il calcio invece per parlare di tennis, perché Sinner vince ancora, domani in semifinale ritroverà Djokovic agli Australian Open. Restiamo sulla prima pagina della Sicilia perché c'è una notizia che arriva da Catania, ci avviciniamo appunto alla festa di Sant'Agata, la Candelora d'Oro va ad Antonio Presti. Poi andiamo all'interno, quindi vediamo questo fatto di cronaca che arriva da Enna, questo brutale omicidio, soprattutto perché l'assassino è il figlio di questo imprenditore, le allita in casa e poi le coltellate. Fermato il più piccolo dei tre fratelli di 22 anni, è stato trovato mentre vagava in strada. Ma restiamo su questa pagina perché c'è un'altra notizia. Si ritorna a parlare del bambino che, ricorderai, era morto in circostanze sospette a Sharm el Sheikh e a quanto pare insomma viene confermata la tesi dell'intossicazione alimentare, bimbo intossicato a Sharm, archiviata l'inchiesta italiana, la vacanza maledetta in un resort di lusso, ricordiamo era una famiglia di Palermo che appunto aveva deciso di passare lì le vacanze che si sono trasformate in una vera e propria tragedia familiare. La somma l'ha picchiata, eccola qui in questa foto, ovviamente col viso tumefatto, ha lasciato l'ospedale, dice mai odio, adesso voglio soltanto lavorare. Dicevamo ha lasciato l'ospedale, è stata aggredita da un branco di ragazzini, non fu razzismo. E all'insegnante Gentile, appunto postina di Messina Denaro, non verrà tolta la figlia, respinta la revoca della potestà, come abbiamo detto prima. Vediamo anche la prima pagina di Catania, in primo piano c'è questa sentenza dell'inchiesta sui presunti casi di corruzione all'Ispettorato del Lavoro, condannato l'ex deputato Marco Forzese. Fra le 10 persone alla sbarra, soltanto 2 assoluzioni. Pene per l'imprenditore Calderaro e l'ex direttore dell'ufficio territoriale del lavoro Amic. E poi vediamo qui Antonio Presti, Candelora d'Oro al maestro d'arte e mecenate, il 2 febbraio alle 20 nella corte del municipio della 27esima cerimonia appunto di questo prestigioso riconoscimento. Il sindaco dice forte il suo impegno per diffondere cultura, bellezza e legalità tra i giovani di Librino, un quartiere molto a rischio tra l'altro che abbiamo visto in apertura oggi di trasmissione, dove ancora si lotta contro l'illegalità e contro la criminalità. Vediamo la Repubblica di Palermo di oggi, quindi cambiamo quotidiano e qui in primo piano c'è l'autonomia differenziata dopo il sì del Senato, la rivolta dei sindaci. I primi cittadini siciliani sono sul piede di guerra dopo l'approvazione del provvedimento al Senato. Anci, nell'isola solo l'8% dei bambini trova posto negli asili nido, in Emilia invece il 50%, duri anche i sindacati. Il disegno di legge di Calderoli allarga il divario tra nord e sud, questa è sostanzialmente la posizione dei sindaci appunto del meridione, ma fin dall'inizio diciamo di questo iter poi di questa legge. Vediamo ancora la regione, sanità volata per le nomine e Schifani sarà commissario dei termovalorizzatori. Poi nel taglio alto c'è questa notizia che riguarda Beatrice Venezzi, il maestro d'orchestra. Ecco, maestra d'orchestra, queste poi sono a discrezione diciamo personale, c'è chi preferisce il maschile che il femminile. Nella sinfonica c'è chi boccia la Venezzi, che a quanto pare debutta a Palermo, ma con molte critiche proprio da parte degli orchestrali, che dicono la politica non c'entra, è tecnicamente inadeguata. Ora io non so se
forse era meglio dire c'entra la politica, perché tecnicamente inadeguata è ancora peggio, secondo me. Però allora c'è un rito: battere i piedi sul palco facendo più chiasso possibile. Questo è il rituale dell'orchestra per salutare l'uscita di scena del suo direttore ogni volta che ne viene apprezzato il lavoro. Bene, al termine del doppio concerto al Politeama, diretto appunto da Beatrice Venezzi, però l'orchestra sinfonica siciliana è rimasta totalmente immobile, proprio in segno di non aver apprezzato la sua direzione. Quindi una sorta di protesta, diciamo. Sì. Ecco. Una protesta silente, ma che aveva tanto da dire. Si torna a parlare di una notizia che abbiamo trattato anche ampiamente nei nostri telegiornali, cioè questi alberi ad Agrigento secolari che sono stati tagliati per costruire un asilo. Poi c'è stata la protesta degli ambientalisti, è stato bloccato anche qui l'iter e si ritorna, appunto, troviamo nuovamente questa notizia qui in primo piano su Repubblica Palermo. E continuiamo a parlare di scuole e di bambini, perché i riscaldamenti sono rotti e quindi 500 bambini restano in aula col cappotto. Questo non accade ad Agrigento, ma all'Istituto Verdi a Palermo, dove 483 bambini al rientro dalle vacanze natalizie hanno trovato questo bel regalo di Natale, quindi riscaldamento rotto, i bambini sono costretti a stare con i cappottini e con i giubbottini appunto in classe. E la sanità all'interno, la grande spartizione, scrive Repubblica Palermo, rush finale per i manager, la resa dei conti sui direttori generali delle ASP sarà oggi, con l'incontro tra i partiti di maggioranza e il braccio destro del governatore. Lega ed MPA reclamano almeno 5 caselle, una partita che si incrocia con la corsa poi per accaparrarsi anche la presidenza di quelle che saranno le future province. Andiamo a vedere adesso anche la Gazzetta del Sud e torniamo su questa incarico, diciamo così, poteri speciali sulle a Schifani, sì, no, per quanto riguarda i rifiuti. Quindi diventa commissario appunto il presidente della Regione Siciliana. In Parlamento si accelera anche l'iter appunto per la nomina e poi Messina, comune virtuoso, obiettivo del 65% per la città dello Stretto grazie anche agli impianti. Credo che sia sul 50 e qualcosa allo stato attuale Messina, che si pone come obiettivo appunto il 65%, che poi è quello che viene richiesto dall'Europa. È un traguardo, direi, ambizioso, sì, ed importante. Esatto, che a quanto pare però riguarda come città capoluoghi di provincia soltanto Messina, perché le altre città siciliane sono un po' indietro, faticano un po', esatto, soprattutto Catania e Palermo, anche questo l'abbiamo detto tante volte. Per la cronaca, nel taglio centrale, Messina, vera tragedia familiare, muore la sorella di Paolo Mollica dopo il ritrovamento del corpo del fratello. E poi due professori del Caio Duilio aggrediti dal padre di un alunno nella sede staccata del Nautico. È una vicenda ancora da chiarire, appunto quella che è accaduta in questo istituto, dove il genitore di un alunno avrebbe malmenato due docenti. Il padre però replica: ero a scuola perché mio figlio è stato insultato, deriso e picchiato da un professore. Quindi le posizioni sono diametralmente opposte. Poi c'è un'altra notizia importante sempre sulla Gazzetta del Sud, quindi ritorno un attimo qui. Liberi di scegliere sarà legge nazionale. Il programma rilanciato a Roma nella sede della Commissione parlamentare antimafia vede coinvolti al momento 150 minori, 30 le donne che hanno deciso appunto di lasciare le famiglie di mafia con il supporto chiaramente delle istituzioni. E vediamo sempre qui, restiamo in questo taglio, Pozzolo, che abbiamo conosciuto bene per soprattutto nel periodo delle feste, il pistolero è stato definito, ecco, sparo di Capodanno, Pozzolo positivo allo STUB, quindi tracce sulle mani e abiti del deputato di Fratelli d'Italia. Abbiamo il tempo, fermiamo qua? Ci fermiamo. Vediamo soltanto il titolo principale del Giornale Sicilia? È il Giornale di Sicilia, che in questo momento non c'è. Quindi vabbè, allora ci fermiamo okay. Qui, grazie allora ad Emanuela, torniamo fra un istante, pochissimo, da te per le pagine invece nazionali con la rassegna stampa dei fatti anche di carattere internazionale. Restate insieme a noi. Siamo
Siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, riprendiamo con la rassegna stampa nazionale. Emanuela Corsi. Sì, come dicevamo prima, in primo piano oggi c'è l'autonomia differenziata. Partiamo dalla Stampa, per esempio, che scrive: Regioni, via all'autonomia, PD e 5 Stelle definiscono il paese a pezzi. Sì del Senato alla riforma voluta dalla Lega, cosa cambierà dalla sanità alla scuola? E poi vendita di Ita, Lufthansa, il rinvio dell'Unione Europea, rischi per la concorrenza e per i prezzi. Vediamo gli altri giornali come riportano questa notizia, sempre in apertura. Avvenire scrive, per esempio, più autonomi o più soli? La maggioranza compatta vota il progetto, Mirabelli, così si modifica la Costituzione, Nardella, molto dipenderà da dove si vive. Il Senato approva in prima lettura il DDL sull'autonomia differenziata dall'ambiente alla scuola fino alla salute, norme diverse nelle regioni su 23 materie da garantire i livelli essenziali di prestazioni cosiddetti LEP, che ma mancano i fondi. Quindi la domanda di Avvenire è questa: più autonomi o più soli? Libero, che è un giornale chiaramente filo governativo, scrive: più autonomia, meno sprechi. Quindi questa è la lettura di Libero, primo passo storico. A 2.284 giorni dal referendum arriva il sì del Senato alla riforma. Ora si passa alla Camera, sceneggiata PD in aula con i cartoncini tricolore. Tutte le bufale della sinistra contro appunto questa legge. Il giornale, chiaramente altro giornale vicino al governo, giornale di destra, primo colpo allo statalismo, scrive: parte l'autonomia, via libera alla riforma che dà più poteri alle regioni. PD sulle barricate, bagarre sull'inno, oggi in aula duello Schlein Meloni. Vediamo ancora altre aperture, il manifesto, invece passiamo ai quotidiani di sinistra. Che scrive in questo caso il manifesto: state serenissimi, primo sì all'autonomia differenziata che spacca l'Italia. Ecco, quindi questa invece la visione diversa del centrosinistra. La maggioranza prova a rassicurare sulla tenuta unitaria del paese, ma è impossibile senza risorse, e al momento del voto la Lega rivendica con la bandiera dei secessionisti veneti. L'opposizione invece punta adesso al referendum. Lo vediamo anche qui, l'Unità, in questo articolo di Nichi Vendola: hanno approvato lo spazza Italia, così viene definito, pronti appunto alle firme per il referendum. Fatta una secessione dei ricchi per via ordinaria, senza nominarle, senza modifiche costituzionali, un trofeo elettorale per il leghismo padano. Ancora vediamo il Mattino, che scrive: autonomia, c'è il primo sì, ok del Senato, esulta il centrodestra, il centrosinistra si spacca l'Italia, Movimento 5 Stelle e PD cantano l'inno, e poi europee, il fattore Meloni vale fino al 4%, commissario fitto in poll, ma spunta Mantovano. Poi ancora vediamo il Corriere della Sera, ecco sì all'autonomia e scontro, passa al Senato il DDL Calderoli, la Lega esulta, Schlein un orrendo baratto con il premierato, proteste col tricolore e inno di Mameli, ma Zaia dice il Sud non viene tradito. Restiamo sulla prima pagina del Corriere, prima di andare all'approfondimento vediamo anche qualche altra notizia. Intanto a centropagina, nel taglio centrale, la fotonotizia è dedicata al film di Matteo Garrone, i migranti di Garrone candidati all'Oscar, Io Capitano tra i 5 in corsa per il film internazionale. Poi un'intervista di Enrico Mentana che ricorda il 1994, quando Silvio Berlusconi scese in politica, sconsigliai a Berlusconi di fare politica, all'epoca lui era anche il suo direttore del TG5. E poi ancora un incidente, questa è per la cronaca, cade un elicottero, morti due ereditieri dell'industria dell'Alto Adige, l'incidente è avvenuto però in Canada. Leggiamo sempre per la cronaca però un fatto avvenuto in Italia diversi anni fa, 6 anni fa, Pamela, quella ragazzina che era stata
uccisa da un uomo, era stata drogata, uccisa, tagliata a pezzi, una storia veramente che sconvolse l'intero paese. Ecco che arriva finalmente l'ergastolo per Ose Gale, uno degli uomini appunto coinvolti in questo terribile omicidio. Ora però i complici, la Cassazione appunto dà l'ergastolo, conferma l'ergastolo per quest'uomo, la madre chiede però che vengano fatti i nomi, che vengano puniti anche gli altri responsabili. Ancora oggi si parla di calcio, ma di calcio perché il mondo dello sport in generale perde un simbolo. Gigi Riva, la tuta, la foto, gli amici, ciao Gigi, nostro mito, Cagliari e l'omaggio appunto a Riva. E poi per quanto riguarda la violenza negli stadi, oltre 6.000 DASPO, ma senza condanne. In poco meno di due anni sono stati, questi sono i numeri, emessi 6.104 DASPO e poi ci sono oggi all'interno del Corriere tutti i numeri e le rarissime condanne, come dicevamo prima, poi nei confronti dei responsabili sono più le società a pagare che non poi i diretti responsabili che commettono certe azioni violente negli stadi. A proposito di violenza, si torna a parlare degli ostaggi della striscia di Gaza, gli ostaggi di Hamas, abusi e orrore, Hamas, strage di soldati, i racconti dei testimoni in Parlamento, 24 soldati uccisi, tutti giovanissimi e per lo più impegnati a demolire due palazzine disabitate nel quadrante a centro-nord della striscia di Gaza. Per Israele, giornata di sangue e orrori come quelli ricordati in Parlamento da un testimone dell'attacco terroristico del 7 ottobre scorso, abusi su donne e uomini, e intanto Hamas respinge la tregua. Andiamo a vedere il Riformista. A proposito di questo, ecco che dedica proprio questa notizia in primo piano: il corpo delle donne, scrive, l'orrore degli stupri commessi da Hamas. La Repubblica di oggi torna invece su il governo e la libertà di informazione, quindi scrive: voglia di censura. Dopo l'attacco di Meloni a Repubblica, Fusi e opposizione dicono è insofferente alle critiche. Regia di Fazzolari contro i media, legge bavaglio, il ministro Nordio tenta un blitz per inasprirla ulteriormente. Poi privatizzazioni, Urso ammette, venderemo il 13% di Poste Italiane. E poi c'è il primo sì all'autonomia, Schlein nella storia per aver spaccato il paese. Qui vediamo una foto appunto di quello che è successo ieri in Senato. Questi sono i senatori del PD che espongono il tricolore durante le dichiarazioni di voto sul DDL autonomia differenziata. C'è anche un'analisi, la legge trasforma le diversità in diseguaglianze. E poi una rosa bianca e le code allo stadio per l'addio di Riva. A Cagliari veramente abbiamo visto immagini di chilometri, di file chilometriche. Ma Gigi Riva per Cagliari, per il Cagliari, rappresenta qualcosa di inspiegabile. Lui non era cagliaritano, ma il suo amore per Cagliari è stato talmente forte che poi anche calcisticamente lui ha rifiutato anche ingaggi. Si è sposato e si è legato per sempre al Cagliari, rifiutando anche, diciamo, squadre importanti. I club più importanti, tra quindi Milan, Juventus, sì, infatti. E poi Australian Open è ancora sfida Sinner, Djokovic, Garrone e i migranti di Io Capitano in corsa agli Oscar. Questa appunto era la prima pagina di Repubblica. Vediamo questo approfondimento appunto su Gigi Riva, una rosa tra le dita, alla fine la Sardegna dice addio a Riva, i fiori sul tavolo della trattoria apparecchiato solo per lui, la camera ardente allo stadio, oggi ci sarà il funerale, figli e nipoti si mescolano ai tifosi che creano file solo per dargli appunto l'ultimo saluto. E poi c'è il ricordo anche di Rino Gattuso che dice i mondiali col mito, venivamo da una tempesta, sapeva togliergli
toglierli, toglierti la tensione. Questo è il ricordo appunto di Gattuso. E poi vediamo la città, affetto, mare, silenzi, così Cagliari ha protetto il figlio venuto dalla nord. I luoghi di 60 anni di vita di Rombo di Tuono nel capoluogo sardo, dai ristoranti alle case, ai circoli sportivi e quelle corse sulla 131 con l'Alfa Romeo. Questo è il ritratto appunto di questo grande campione dentro e fuori dal campo. Assolutamente. E poi vediamo il secolo XIX, velocemente la questione del Mar Rosso, la crisi del Mar Rosso, missione appunto nel Mar Rosso. Il Parlamento voterà sull'intervento dell'Italia, il quartier generale potrebbe essere a Roma, Meloni pronta a tornare a Kiev invece per incontrare Zelensky sull'altro fronte di guerra. Intanto strage di soldati israeliani a Gaza, 21 vittime, assedio a Khan Yunis, è sempre il Mar Rosso in primo piano sul Messaggero, che parla di rincari proprio per questa crisi, l'effetto degli attacchi Houthi ai cargo sui prodotti made in Italy, produrranno degli aumenti fino al 10%, agricoltura, blocchi e tensioni nell'Unione Europea, le regole green mandano in tilt le aziende. E poi vediamo sempre qui il delitto di Pamela, ergastolo a Osegale, fu anche violentata, quindi emergono ancora altri dettagli sulla fine di questa ragazzina. La Cassazione non fa sconti al nigeriano, la madre della ragazza dice aspettavo da 6 anni appunto questa condanna. Ci fermiamo. Grazie. Allora Emanuela Corsi, torneremo da te più avanti, intanto c'è un'ultima ora, la leggiamo insieme dalle agenzie perché c'è l'arresto di un deputato regionale del PD, militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Trapani hanno notificato la misura degli arresti domiciliari al deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina. Nell'ambito della stessa indagine è stato notificato il divieto di dimora a Trapani ed Edice al direttore generale, al direttore amministrativo della Trapani Servizi S.P.A., ditta che gestisce l'attività di raccolta dei rifiuti in città, e il divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale per un anno all'energy manager per la Sicilia di una società che opera nel settore della illuminazione pubblica. Sono indagati per turbativa d'asta e corruzione. Evidentemente altri particolari nel corso della nostra trasmissione, se ci saranno aggiornamenti, e poi vi rimandiamo alle edizioni dei nostri telegiornali. Adesso ci fermiamo, una breve sosta e poi il primo dei nostri ospiti di quest'oggi. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì stabile ed assolato sulla nostra penisola, da segnalare solo possibili banchi di nebbia sulle pianure del nord e sulle vallate interne del centro-sud nelle ore più fredde. Sulla Sicilia ampi spazi di cielo sereno, qualche velatura di tanto in tanto ma senza conseguenze, la ventilazione sostenuta con mari localmente anche molto mossi e in particolar modo al largo. Temperature massime senza particolari variazioni, solo il lieve rialzo di qualche grado con valori che si aggireranno intorno ai 16-17 gradi nelle ore centrali. Nel corso della giornata di giovedì ancora sole assoluto protagonista, sempre qualche velatura in transito di tanto in tanto, la ventilazione in attenuazione, mari da poco mossi a localmente ancora mossi ma solo al largo. Temperature massime in ulteriore aumento con clima mite per il periodo, valori infatti che riusciranno anche a sfiorare i 20 gradi. Ma per maggiori dettagli ed approfondimenti vi rimando all'app gratuita di Trevi Meteo. Ma quindi cucino io? Cucini oggi, con quello che c'è nella mystery box. Qui ci sono gli ingredienti con cui dovrai cucinare. Alza la mystery box. Sta pronta? Vai. Meglio che non cucini, guarda. Dai, niente, ma io ci avevo creduto, scusa. Torniamo dunque a Buongiorno Sicilia, il primo dei nostri ospiti di questa mattina. Do il benvenuto a Marco Oddo, che è il presidente di FIAB Catania, cioè la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Stamattina parliamo con lei di quelli che possono e che sono, non possono, che sono certamente i rischi per chi sceglie di spostarsi in bici, perché i dati non sono per nulla confortanti. A livello nazionale il dato è preoccupante, ma veramente preoccupante, perché solo nell'anno appena passato sono state 197 le persone in bici che hanno perso la vita.
negli ultimi 20 anni c'è uno strano fenomeno che si verifica, perché gli incidenti stradali mortali sono diminuiti perché sono stati presi degli accorgimenti per proteggere magari chi viaggia in automobile, mentre invece c'è stata una diminuzione degli incidenti stradali che coinvolgono quelli mortali, i ciclisti, ma insomma un po' meno, decisamente meno, circa il 50% in meno rispetto al 60% che riguarda gli automobilisti. Allora, è veramente rischioso viaggiare in bici nelle nostre città intanto? Allora, è rischioso, intanto buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buongiorno a voi, grazie per avermi invitato a presenziare questa mattina. Sì, è rischioso, ma è il rischio che viene tra virgolette calcolato nel momento in cui usciamo dalle nostre case. Poi è normale, il mezzo con il quale ci spostiamo può comportare nello spostamento dei rischi più o meno elevati. Il rischio però non è legato tanto al mezzo che utilizziamo, ma al contorno, al contesto che abbiamo appunto insieme a noi nel momento in cui ci spostiamo. Se avessimo una strada completamente vuota, il rischio del movimento, dello spostamento in bicicletta, chiaramente sarebbe eccessivamente limitato. La compresenza di altri soggetti che come noi compiono il medesimo spostamento naturalmente può comportare dei rischi aggiuntivi. Quindi, tornando alla domanda e per essere proprio anche preciso nella risposta, è l'eccessiva presenza di soggetti che praticano quel percorso stradale a rendere rischioso realmente un percorso, oltre chiaramente all'aspetto infrastrutturale. Ecco, sull'aspetto infrastrutturale possiamo fare tanto, le risorse non mancano. Per quanto riguarda invece l'aspetto della presenza, della compresenza di altri soggetti, lì purtroppo dobbiamo fare appello alla coscienza civica. Allora, nella nostra regione, dicevo prima, comunque i dati sono un po' meno, diciamo, difficili, cioè, drammatici, ecco, questo è il termine, perché si muore un po' di meno, ma si muore comunque ancora tanto in bici, anche nelle nostre città, che, come diceva lei, non sono comunque attrezzati e attrezzate, parliamo insomma di strade extraurbane, strade urbane, per ospitare chi viaggia in bici. A Catania si sta lavorando ad una pista ciclabile, ma in generale nella nostra regione quanti chilometri grosso modo riusciamo ad offrire a chi si sposta in bici? Allora, sfatiamo questo mito, mi fa piacere la domanda che è molto puntuale e che richiede un'altrettanto puntuale risposta. L'articolo 182 del codice della strada prevede che chi si sposta con un velocipede, così lo definisce ancora il codice della strada, la bicicletta. Ma la bicicletta è paragonata e assimilata anche al monopattino, perché adesso sono anche i monopattini. Sì, ora lì ci arrivo. Ecco. Diciamo che è esattamente il contrario, è il monopattino che è stato assoggettato alla stessa normativa della bicicletta. Sì. Okay. Scusi della puntualizzazione, però anche per dare contezza. È giusto. Quindi dicevo, l'articolo 182 del codice della strada prevede che chi percorre quel determinato percorso in bicicletta ha l'obbligo di utilizzare la pista ciclabile laddove ci sia. E questo laddove ci sia, molti non lo leggono neppure, cosa intende? Intende che il luogo deputato alla circolazione della bicicletta è la strada. Se in quella strada è presente una pista ciclabile, allora il ciclista, invece di stare insieme agli altri veicoli che percorrono quella strada, deve occupare quello spazio a lui riservato. Se quello spazio a lui riservato non c'è, perché il legislatore non lo ha previsto, il comune, l'ente proprietario della strada non ha realizzato un percorso ciclabile su quel tratto di strada, deve stare insieme agli altri veicoli, perché la bicicletta è un veicolo. Quindi parlare di chilometri di piste ciclabili, che poi probabilmente al ciclista interessa di più la rete ciclabile, ecco, non tanto il fatto che, faccio un esempio, da Catania a Cicastello ci sia una pista ciclabile, perché arrivo da Cicastello e poi che faccio? Occorre quindi che ci sia una rete ciclabile infrastrutturata, come già accade nei paesi del nord Italia e del nord Europa. È chiaro che un'infrastruttura sicura, un'infrastruttura dedicata, offre maggiori opportunità di spostamento anche in termini di velocità. Faccio un esempio. Nel momento in cui mi dovessi spostare da Tondo Gioieni alla Piazza Duomo,
Il percorso più breve che al ciclista viene in mente è la Via Etnea, scendo e tiro dritto, ma non posso percorrerlo in discesa perché... Ci stiamo rivolgendo in questo momento a chi ci ascolta da Catania. A chi ci ascolta da Catania, sì, però è un esempio molto pratico. Esattamente. Ecco, quei 2,7 km di percorso sarebbero brevemente percorsi se potessi fare quel percorso lì in maniera diretta, ma non lo posso compiere perché lì c'è una corsia riservata ad autobus, taxi, mezzi delle forze dell'ordine che non consentono, se non nel tratto compreso dal Viale 20 Settembre a Piazza Duomo, di percorrerlo in bicicletta. Quindi nel momento in cui si deve infrastrutturare una rete, la si deve legare al contesto sociale e culturale della zona. E questo vale per Catania, come per Milano, come anche per tutta la Sicilia, per il mondo intero. Però, tornando al discorso di prima, se la bicicletta, come dice il codice della strada, è un veicolo che deve stare in strada, la strada deve essere sicura per il ciclista, cioè partendo dall'utente più debole che lo percorre, per dare maggiore garanzia anche al più forte. E noi abbiamo osservato, come giustamente diceva lei, nel momento in cui il tasso di motorizzazione è aumentato a dismisura, le automobili, gli autoveicoli a quattro ruote private, parliamo prevalentemente di quelle, si sono rafforzate per garantire una maggiore sicurezza dell'automobilista, quindi del conducente, non c'è stata un'altrettanta sicurezza nei confronti di chi sta fuori. Poniamo ad esempio la figura proprio della vecchia 500, ecco, quella che avevano i nostri nonni, con la nuova 500. Ecco, si parla di veicoli dimensionalmente diversi, ma che hanno proprio una massa completamente diversa. Una riflessione che noi facciamo quando andiamo nelle scuole, quindi parliamo proprio ai bambini, quindi a coloro i quali poi un giorno forse prenderanno la patente e si troveranno ad essere automobilisti, che cos'è che diciamo? Guardate appunto questi due veicoli e guardate soprattutto la parte anteriore. Nella vecchia 500, se qualcuno veniva tamponato, veniva tamponato all'altezza del ginocchio più o meno, ecco, poco più su. Se oggi con una di quelle auto nuove veniamo tamponati un po' più su, in zona dove ci sono organi vitali. E allora io le chiedo, ma è un problema anche di struttura delle bici? Cioè voglio dire, la bicicletta è quella. Lei dice le automobili sono state adeguate, sì, perché sono cambiati i tempi, ci sono degli studi, si fanno dei test crash per le automobili, per le bici non è che ci possa essere tanto, voglio dire, da fare. La bici è quella, certo. Anzi, si rendono più leggere, si rendono più, sì, facili da poter, diciamo, condurre, per facilitare chi magari sta alla bici, perché la bici, insomma, comporta anche uno sforzo fisico per, certo, poter condurre la bici e portarsela in giro per la città. Serve a questo punto, noi dobbiamo cercare di trovare una mediazione, no? Perché non abbiamo tantissimo tempo poi per discutere. È chiaro che le auto si sono trasformate, le bici sono rimaste quelle, le strade forse sono peggiorate piuttosto che migliorate, ma l'assistenza a questi ciclisti, alla fine chi è che la dà? A chi va in bici? A chi sceglie di muoversi in bicicletta? Chi è che dà assistenza? Come si fa a dare assistenza, aiuto, supporto? A chi fa anche una filosofia di vita? Perché la bici è anche una filosofia di vita. Sì. La domanda ha già la risposta in sé. L'unico modo con cui possiamo rapidamente, perché dobbiamo parlare anche dei tempi, riuscire a risolvere i problemi delle nostre città è la riduzione del tasso di motorizzazione privato. Catania ha 80 auto su 100 abitanti residenti, ma sappiamo bene da studi che ha condotto l'Università di Catania che implodono nella città di Catania circa 300.000 autovetture al giorno, 300.000 in entrata e 300.000 in uscita. Catania, come tutte le altre città del nostro comprensorio, ma anche d'Italia, non è in condizione di poter ospitare tutte queste auto insieme. Quindi l'unico sistema rapido, poi possiamo anche prenderci in giro se vogliamo, certo, l'unico sistema rapido, immediato, che anche i legislatori potrebbero attuare dall'oggi al domani, è una rapida diminuzione del tasso di motorizzazione privata. Questo si fa come? Con politiche che incentivino l'uso della bicicletta, perché come abbiamo detto la bicicletta è quella, non può ovviamente essere sostituita con mezzi tecnologici, ecco, non possiamo metterci le ali nell'immediato, questo è chiaro, però va anche gestita con politiche economiche e sociali che spingano le persone ad utilizzare la bicicletta e nel contempo ricreino quella situazione di sicurezza che avevamo prima di questo eccessivo tasso di motorizzazione presente nelle nostre strade, per garantire a tutti una maggiore sicurezza. Allora, sì, un tentativo comunque
comunque di trasformare questa città e soprattutto la mobilità di questa città, per esempio penso alle e-bike che appunto sono presenti in alcuni luoghi dove il cittadino o anche il turista si può muovere senza dover ricorrere ad auto o comunque a mezzi anche inquinanti. Quindi secondo la sua visione ha funzionato questo tentativo, questo esperimento, oppure siamo ancora agli esordi, diciamo? Allora, quello è un tassello, come dicevamo, è il bike sharing, facciamo riferimento al bike sharing station based, quello attuato da MTS tramite il Comune di Catania. Sicuramente quello è un tassello, però va aggiunto oltre a quello, quindi oltre a dare i mezzi alle persone per spostarsi, bisogna garantire un contorno, un paesaggio che sia accogliente, come diceva il collega, per poter ospitare le biciclette. E ripeto, se oggi abbiamo una strada dove l'80% degli utenti va in auto e non garantisce sicurezza per i ciclisti, utente debole, ecco, non possiamo sicuramente aumentare i ciclisti se non diminuiamo le auto. Comunque il concetto è molto semplice, si può fare di tutto, ma serve anche una rivoluzione culturale. Assolutamente sì. Quello è fondamentale, perché se si pensa di poter arrivare con l'automobile davanti al negozio o davanti all'ufficio dove devo sbrigare delle faccende, devo fare delle commissioni, allora siamo fuori strada. È impossibile, sì. Bisogna, è una rivoluzione culturale nell'approccio. Chiaramente da parte delle istituzioni serve mettere a disposizione servizi pubblici efficienti, sì, che ci possano permettere di spostarci in città con grande facilità, ma dall'altra parte c'è anche questa rivoluzione culturale che deve coinvolgere tutti quanti noi, nessuno escluso, perché sì, quando ci alziamo la mattina il primo pensiero che abbiamo è prendere l'auto per arrivare dove dobbiamo arrivare. L'unica cosa che volevo aggiungere, proprio brevissima, proprio su questo argomento, io faccio sempre un esempio: in un condominio dove abitano 14 persone, 14 persone non hanno 14 famiglie, non hanno 14 auto, ne hanno molte di più in media. Tutte queste persone non possono pretendere di parcheggiare la propria auto sotto casa. Ecco, l'esempio è proprio quello. Nel momento in cui riduciamo la seconda, la terza, la quarta auto in un contesto familiare, diamo più democrazia allo spazio urbano, perché è quello, le strade sono quelle, non possiamo abbattere i palazzi per fare strade nuove nel centro città in particolare, e soprattutto garantiamo la possibilità a chi voglia utilizzare mezzi sostenibili, quali le biciclette, i monopattini, accennavamo a quello, o altri mezzi, gli hoverboard, le monowheel e tutto il resto, di poterlo fare in sicurezza rispettando il codice della strada. Ne guadagneremo senz'altro anche in salute, attenzione, anche in salute sarebbe molto meno smog in giro, fra le altre cose. Grazie, sì, grazie allora a Marco Oddo, che è presidente della FIAB, che è la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta. Ed esperto promotore della mobilità ciclistica. Ci rivolgeremo a lei se dovessimo avere dei problemi e comunque pensare di prendere una bici, capiremo e ci confronteremo con lei. Grazie per essere stato stamattina e oggi con noi. Noi ci fermiamo ancora, fra pochissimo torniamo, restate con noi, buongiorno Sicilia. Insieme a Buongiorno Sicilia, prima del prossimo ospite ancora un aggiornamento dalle agenzie. La Guardia di Finanza ha denunciato 73 persone residenti principalmente nei comuni di Gera e Niscemi che hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. I controlli hanno permesso di rilevare diverse irregolarità e anche delle falsità attestate nelle dichiarazioni rivolte all'INPS. Tra i soggetti denunciati risultano extracomunitari privi del requisito di permanenza minimo nel territorio dello Stato ed è stato rilevato un danno all'erario di 500.000 euro. E adesso buongiorno a Clemente Cipresso, buongiorno, collega giornalista, scrittore, che ha abbracciato, devo dire, la causa di Acitrezza, permettetemi di fare questa osservazione, perché lui, che è campano, arriva da Aversa, per motivi suoi, professionali, lavorativi, si è trasferito dalle nostre parti, ha conosciuto quella che è una tradizione di questo borgo marinaro, una tradizione che ci riporta proprio al mare, ci riporta in qualche modo anche ai malavoglia, tutto quello che circonda veramente questo splendido angolo della nostra Sicilia. E, stamattina parliamo dei maestri d'asce di Acitrezza. Chi sono? Intanto devo subito dire... Non tutti conoscono i maestri d'asce. I maestri d'asce sono degli artigiani che per, penso, decenni, forse centinaia di anni, forse anche di più, per secoli secondo me, perché ci occupiamo di barche in legno, hanno praticamente permesso la costruzione proprio delle barche che vanno in mare anche ai pescatori.
Sì, si tratta di una storia molto, molto complessa e molto lunga, perché diciamo le prime barche dei maestri d'ascia Rodorigo vengono citate addirittura nei Malavoglia. Una storia molto complessa, fatta di alterne vicende, perché diciamo lì dove venivano inizialmente costruite dei pescherecci per la pesca locale, successivamente zio Turi Rodorigo ha compreso l'esigenza di creare queste barche un po' più grandi per la pesca poi del pesce spada. Ed è lì nodo cruciale, perché in quel periodo storico si crea questa esigenza della pesca del pesce spada e si crea una nuova esigenza di un stiamo un tipo delle di immagini, barca siamo molto, proprio nel sì, cantiere, siamo nella, nel cantiere bottega, nella bottega, che io definisco un luogo interiore, non tanto fisico, perché lì in quel luogo dove si sono realizzate barche per tanti anni, tante generazioni e tante maestranze si sono susseguite nel corso degli anni. Quindi è sicuramente un tesoro da preservare e soprattutto da trasmettere poi alle generazioni successive. Ma direi, guarda, vedendo queste immagini ci rendiamo conto non solo della fatica, ma poi della grande capacità, no? Perché in qualche modo vediamo come si costruisce la pancia poi della barca, questa struttura che consente la navigazione, il galleggiamento. Ma poi soprattutto in un mondo così altamente tecnologico, esatto, insomma, riscoprire gli antichi mestieri è però, sicuramente una cosa affascinante. Però un'osservazione giustissima la tua, un mondo tecnologico che in qualche modo vuole fare fuori quelli che fuori sono gli ultimi pionieri. Esatto, insomma, esattamente. Zio Turi racconta sempre che lui costruiva. Che Zio Turi? Zio Turi è il capostipite. Abbiamo fatto vedere prima qui la copertina, sì, questo libro che si intitola Gli ultimi maestri d'ascia di Aci Trezza, che è edito da Trans Europa. Ma in questo libro tu ci racconti Zio Turi, prima diceva Zio Turi è l'uomo che ci ha creduto forse di più, ci ha creduto che insiste, di più, sì, che, sì, sì, che è una sorta di mito per Aci Trezza. Per Aci Trezza e non solo per Aci Trezza direi, perché ogni volta che ci spostiamo, ora con le presentazioni stiamo spostando un bel po', le persone guardano stupiti quest'uomo che con un solo sguardo trasmette più di 100 parole, racconta una vita intera fatta di sacrifici, di avversità, di tenacia, soprattutto il forte attaccamento alla vita, perché non è stato semplice costruire 6 imbarcazioni l'anno in un territorio così ristretto, quindi barche che addirittura arrivavano in Grecia, quindi potete immaginare quante persone hanno lavorato in questo cantiere. È stato il motore economico negli anni 80 di un'intera comunità, non solo economico ma anche sociale. Quindi fior fior di persone si sono susseguite in questo territorio e gli ultimi maestri d'ascia, che sono i figli Gianni e Nuccio, vivono ora in questi giorni, tra l'altro il libro non è concluso perché ancora le vicende si susseguono, vivono ancora le vicende legate al cantiere. Molti vorrebbero che il cantiere chiudesse. Ma perché? Perché in realtà gli interessi sono molto ampi in quel territorio, perché la vetroresina ha preso il sopravvento, perché le normative europee non vogliono più le barche in legno e soprattutto perché diciamo fa gola il posto strategico, diciamo. Certo, si affaccia proprio è sul mare, no? Sì, si costruisce sì, sul mare, sì, si lavora per il mare, per si il capiscono mare anche forse le esigenze di chi va in mare, dei pescatori, perché poi queste barche vengono fatte per i pescatori, per chi ogni giorno esce e va in mare. Tu ci stai descrivendo, ci stai raccontando di Zio Turi, questo personaggio quasi mitologico, no? Perché io ho ascoltato le sue parole per 4 lunghi anni, perché io registravo quello che mi diceva, cercavo di capire come venivano costruite le barche e l'ho fatto per 4 anni. Stiamo vedendo all'opera. Ora no? Quando passo per il cantiere è meraviglioso notare come lui Ma è lui Zio Turi? Sì, questo sì, che sì. Ah, okay. Sì, sì, Zio Turi. 87 anni da poco compiuti. 87 anni. E mi racconta sempre con la stessa emozione le sue esperienze di vita, cosa ha costruito, anche se già sa che ho ascoltato quelle parole per tante volte. Lui continua a raccontarmele come se fosse la prima volta e direi che questo, secondo me, è la chiave di tutto il sacrificio di una vita, no? Ricordare con tanta gioia e con tante emozioni quelle che nel corso degli anni si è fatto. E vorrei, sinceramente,
anche invecchiare con questo desiderio. Ma c'è entusiasmo ancora, sì, nonostante le difficoltà, nonostante non tutti solo i problemi. Loro, ma di un'intera comunità e di tante persone che si sono avvicinate al cantiere. Stiamo cercando un po' di far conoscere sempre di più la storia di questo cantiere. Tra l'altro il ricavato del libro Gli ultimi maestri d'ascia di Acitezza è totalmente devoluto al cantiere, in modo tale che poi un giorno possa essere costruito un'impresa turistica, un museo, e i bambini possano poi visitare fisicamente questo luogo e scoprire tutto quello che è stato realizzato nel corso degli anni. Ma i figli hanno, ti faccio una domanda adesso che solo tu magari forse ci puoi, alla quale puoi dare una risposta, hanno la stessa tenacia di zio Turi? È riuscito zio Turi a trasmettere questa voglia, molto, questa forza per fare restare attiva e viva questa loro attività? Ed è grazie ai figli che siamo qui, perché io mi sono sentito con Nuccio Rodolico per ben 4 anni e per 4 anni mi ha raccontato storie della vita del cantiere, hanno registrato video, me lo porto con me in ogni presentazione, quindi grazie a loro che la storia dei maestri d'ascia continua ad esistere, perché altrimenti poteva essere conclusa da un giorno all'altro. Quindi la tenacia è stata sicuramente trasmessa. Chi ha alcune competenze, chi ne ha altre, ma entrambi, tutti e due, riescono a bilanciare, diciamo, queste eredità immateriale trasmessa da zio Turi. Insomma, è una sorta di, adesso non voglio esagerare, però è un bene da tutelare con cura, da preservare per le generazioni future, e chissà, magari da portare ad esempio a chi oggi pensa, diciamo prima, alla vetroresina per cambiare le barche, all'Europa, così magari ce ne mandiamo dopo, perché mancano gli antichi mestieri, gli artigiani. Se noi facciamo di tutto per non farli andare avanti, è chiaro poi che le conseguenze sono che ci saranno gli insediamenti industriali anziché di una bottega di un artigiano che fa lavorare soprattutto sul posto i giovani, le giovani generazioni, e trasmette un mestiere. Io devo ringraziare Clemente Cipresto, collega giornalista e scrittore, per questa testimonianza che ha portato questa mattina a Buongiorno Sicilia. Speriamo, noi auguriamo lunga vita intanto a zio Turi, ma anche ai figli che hanno questa grande responsabilità di tramandare e di portare avanti questa attività. In bocca al lupo a te per questa tua esperienza. Grazie. Anche di scrittore, e per l'intento nobile, quello di devolvere tutto il ricavato proprio all'impresa di zio Turi e ai suoi figli. Grazie davvero a Clemente Cipresto, una buona giornata, ci fermiamo ancora, torniamo fra non molto. Bentornati a Buongiorno Sicilia, altro ospite Salvatore Cacciola, buongiorno, il dirigente responsabile dell'unità operativa educazione alla salute dell'ASP di Catania. Stamattina la ringraziamo intanto di essere con noi, parliamo con lei di quello che è un progetto che coinvolge la regione, ma che chiaramente riguarda tutti noi, perché come stiamo vedendo Muoviti ancora è rivolto a tutti, perché l'attività fisica fa bene a tutti, ma in modo particolare magari a chi ha superato una certa età. Sì. Andiamo con ordine, cominciamo col dire e confermare che bisogna fare attività fisica. Sì, perché è un vero farmaco l'attività fisica, e previene tutta una serie di patologie sia di carattere organico, fisico, che anche psicologico. E come ha detto lei bene, il piano di prevenzione regionale, e poi la nostra azienda sanitaria lo sta attuando, prevede varie attività che riguardano le varie fasce d'età, dalla scuola primaria agli anziani. Muoviti ancora è innanzitutto rivolto agli ultra 65 anni, ma ci sono altri programmi di cui poi possiamo parlare che riguardano invece altre fasce di popolazione, ma tutta la popolazione va coinvolta. Assolutamente. Allora, perché in maniera particolare gli over 65, in questo caso specifico, e per questo diciamo progetto? Perché a una certa età un po' tutti noi abbiamo bisogno forse di stimolare in maniera diversa o in maniera appropriata, sì, il nostro fisico? Sì, è proprio per questo, perché una serie di malattie cosiddette croniche non trasmissibili, che non dipendono quindi da un virus, ma dipendono dagli stili di vita, possono essere in parte ridotte o prevenute
proprio a partire dall'attività fisica, dalle malattie cardiovascolari, il diabete, il sovrappeso, l'obesità, l'ipertensione e poi anche le malattie respiratorie e quindi anche il tono dell'umore. Cioè chi fa attività fisica migliora la propria capacità di relazionarsi con gli altri. Facciamo questa attività in gruppo, ovviamente un gruppo che viene seguito dagli esperti, sono dei kinesiologi, laureati in scienze motorie, da educatori professionali, da assistenti sociali. E quindi, come dire, proponiamo un volto della sanità che è il volto della salute. Noi non dobbiamo conoscere le persone o incontrarle soltanto quando sono nella fase di acuzie, quando stanno male, questo è chiaramente un nostro dovere importantissimo, ma anche quando apparentemente stanno bene. Noi individuiamo attraverso tutti i canali di comunicazione queste persone e gli facciamo portare, ecco, devono corredare la loro presenza con un certificato medico per attività fisica non agonistica, e questo è già un elemento di prevenzione. E poi gratuitamente, almeno due volte alla settimana, un'ora ogni volta, vengono seguite da un kinesiologo. Allora, ho visto che nelle note di questo progetto che è scattato intanto per la provincia di Catania ci sono già quasi 500 persone. No, oltre 1000. Oltre 1000? Sì, quindi sì, insomma sì. Si sono aggiunti. Riguarda 8 comuni e ci sono altri 18 comuni. 18 comuni, quindi è stata una evoluzione. Certo, certo. Diciamo, è in continua crescita. Cioè, addirittura abbiamo in questo momento comuni in lista d'attesa. Quindi insomma si sta allargando sì, riscuotendo grandi consensi. Sì. Perché fare attività fisica in qualche modo aiuta a diciamo, prevenire anche gli incidenti domestici? Certo, perché una parte delle cause delle cadute, per esempio a casa, è determinata dalla mancanza di attività fisica. Uno perde il controllo dell'equilibrio, incomincia ad avere qualche difficoltà anche di movimento, e tutto questo ovviamente ha una precisa conseguenza nell'aumento del rischio di attività di caduta. Noi per esempio abbiniamo molto alle attività fisiche anche degli incontri educazionali, proprio sulla prevenzione degli incidenti domestici e poi anche sull'alimentazione, perché vedete, dobbiamo attuare una strategia che è, come dire, è complessiva, è a 360 gradi. Lo stile di vita è lo stile di vita del movimento innanzitutto, e poi anche come alimentarsi, come evitare che dentro casa ci possano essere una serie di rischi, talvolta banali, che poi producono invece situazioni di caduta della qualità della vita, oltre che caduta, oltre che ovviamente anche i costi economici di una rottura di un femore o di una riabilitazione. Tutto questo è possibile farlo. Allora, certamente c'è tanto impegno. Tanto impegno nella organizzazione dei corsi, nell'organizzazione, certo, nel reperire anche il personale che evidentemente vi sostiene, vi dà una mano. No, noi abbiamo del personale ovviamente contrattualizzato come liberi professionisti, facciamo un bando pubblico, c'è una selezione, ecco, c'è il massimo di trasparenza nella selezione, e poi c'è un'alleanza importante con gli enti locali. Perché i comuni mettono a disposizione degli spazi, uno all'aperto, può essere un parco, una villa comunale, e anche una palestra per i periodi come questo, diciamo, dove c'è un po' più freddo. Ma ci sono gruppi, io lo voglio sottolineare, c'è un gruppo di Catania che si riunisce il lunedì e il mercoledì mattina alla Villa Bellini, che tutto l'anno fanno attività all'aperto, e quindi è anche possibile. Ed è veramente, cioè, questo gruppo è arrivato a 100 componenti. Ed è una cosa che si due volte alla settimana. Lunedì e mercoledì, dalle 9 in poi. Allora, io le faccio anche una domanda diversa. Chi non ha la possibilità magari di poter partecipare ai gruppi perché, che ne so, si trova in un comune che ancora non è convenzionato, non ha potuto fare questo accordo, qualche piccolo suggerimento per la vita di tutti i giorni, in modo tale da dire sì, non sto facendo, magari non sto aderendo al progetto, ma in qualche modo cerco di sostenere la mia... il mio movimento, il mio fisico anche. Il suggerimento è comunque muoversi, fare delle passeggiate, c'è l'obiettivo di 10.000 passi al giorno, che non è tantissimo, è un'ora di passeggiata leggermente veloce, non una passeggiata della vasca nella piazza, ecco. Una passeggiata che incomincia a attivare un po' il metabolismo delle persone, la si può fare in gruppo. Noi adesso attiveremo un altro progetto che si chiama Un Chilometro in Salute,
dove faremo un percorso che è di 1 chilometro, un programma internazionale con delle tabelle di autovalutazione anche di come ciascuno di noi deve muoversi, deve essere attivo, ma non deve affaticarsi, cioè non deve perdere il fiato. E anche questo progetto può essere fatto autonomamente, non ci saranno degli operatori. L'avvio sarà da noi guidato, ci sarà una fase di consulenza e supervisione, ma saranno volontari e cittadini che si autogestiranno. Già abbiamo avuto l'adesione di 10 comuni, metteremo una infografica, avvieremo tutto questo, abbiamo fatto tutti i sopralluoghi nei parchi perché dobbiamo anche valutare la sicurezza, non possiamo far fare un programma, ma dico in generale anche da solo farsi una bella passeggiata, e noi abbiamo la fortuna di avere tante giornate belle come oggi, fresche ma utili per camminare, anzi più utili queste giornate, e da solo in compagnia, preferibilmente in compagnia, si fa una bella conversazione e nel frattempo ci si muove. La vita cambia. Io riscontro, perché noi facciamo anche un'attività di valutazione di questi programmi, la vita delle persone cambia e basta poco. E la cosa bella è che cambia con una sanità che è amica, che è disponibile, che è vicina ed è gratuita peraltro. Noi diciamo sempre che questa è una notizia oggi. La sanità grande sta notizia. Puntando proprio sulla prevenzione a 360 gradi comunque, diciamo, per evitare, anche per ridurre i costi della ma spesa, certo, pubblica. Certamente, ridurre i costi e soprattutto migliorare la qualità della vita, perché non è solamente un problema di costi. La sanità lavora anche su servizi che possono essere talvolta anche costosi, ma efficaci, perché ecco una cosa importante è che questa attività viene realizzata con delle evidenze di carattere scientifico, cioè noi ci atteniamo ad un piano nazionale di prevenzione e poi alla ricaduta regionale e poi un'attività che tiene conto delle caratteristiche del territorio catanese, 58 comuni, un territorio molto grande, quindi noi dobbiamo rispondere anche al comune di periferia e non soltanto alle realtà, diciamo, che hanno talvolta più servizi come può essere una grande città. Allora, dovremmo anche noi, anche se non abbiamo raggiunto questa età... È che il lunedì e il mercoledì abbiamo qualche problema per raggiungere. Poi vi posso lasciare il programma, perché magari, siccome se abitate a San Gregorio, a Pedale, a San Giovanni della Punta, a Sant'Alfio, a Giarre, ci sono 18 opportunità, anzi 19, perché su Catena abbiamo due gruppi, uno a Librino, perché anche il tema dell'equità è importante, non possiamo fare i servizi soltanto nel centro di Catania, no? Quindi c'è un gruppo a Librino e un gruppo a Catania, ma nelle vostre zone di residenza, che molto probabilmente non saranno manco Catania, ma saranno nell'Interland, troverete delle opportunità con orari, con sedi precise, con luoghi sicuri e con operatori competenti. Insomma, non possiamo sfuggire all'attività fisica. Non c'è nessuna scusa. Esatto, non c'è alcuna scusa. Non c'è nessuna scusa, Angelo. Grazie a Salvatore Cacciola, che è il dirigente responsabile dell'unità operativa educazione alla salute dell'ASP di Catania. Grazie per questi suggerimenti e per queste vostre attività che sono importanti, fondamentali per tutti, ma proprio sì, per tutti. Noi, per tutti noi. Ci fermiamo ancora, fra poco, dopo l'almanacco, chiederemo alle stelle che cosa è previsto per oggi. Se il vostro frigorifero emana cattivi odori, potete usare il bicarbonato. Eccoci, siamo di nuovo in diretta. Allora, abbiamo Marco Amato? C'è stato un piccolo intoppo di carattere tecnico. Eccolo Marco, buongiorno Marco. Buongiorno Sicilia, ciao Angelo, ciao Emanuela. Ciao Marco. Allora, stamattina ci parlerai, ci riservi, qualcosina su Claudio Baglioni, che qualche giorno fa, in qualche modo, con grande dispiacere per tutti noi, ha annunciato il suo addio alle scene che ha calcato per 60 anni circa, se non dico male. Esatto, proprio per ben 60 anni. E però ha fatto in questo suo annuncio anche un preziosismo che ho apprezzato moltissimo, che ha promesso 1000 giorni di tour e canzoni, un po' riecheggiando uno dei suoi più grandi successi, che è 1000 giorni di te e di me. E beh, il signor Baglioni lo conosciamo da tempo, tutti abbiamo più o meno una canzone cara di lui. Il suo stile musicale è poetico, romantico,
un cantore sicuramente sui generis. Ebbene, Claudio ha appunto annunciato che entro il 2026 si ritirerà. E beh, cosa dire se non grazie ad una carriera così ricca e che ci ha regalato tanto? Ma assolutamente vestita e con grande eleganza, ha condotto anche dei programmi televisivi come Self-Made One Man Show, sbancando assolutamente con i dati d'ascolto. Il signor Baglioni Toro, al di là del segno zodiacale, ho studiato un po', ho sbirciato un po' nelle sue stelle, il suo oroscopo è Toro, ascendente Toro peraltro, con un sole congiunta a Marte. La forza e vigoria del segno zodiacale del Toro, che è capace di fare fiorire tutto. La zodiacalità Toro è la prima terra dello zodiaco, quindi è una terra fertile, sperimentale, e in effetti l'analogia che trovo tra il segno zodiacale e il soggetto è proprio quella di aver sperimentato, pur mantenendo sempre un certo stile, una certa poetica per meglio dire, tutta una serie di sperimentazioni musicali e di sonorità assolutamente variegate. Per cui grazie signor Baglioni e buona fine di carriera, ma dico ancora ce n'è e magari ci stupirà con un grandissimo bel finale. Ebbene, oggi tornando agli astri, la luna in Cancro, una luna molto emotiva, e vi farà piacere sapere in studio che favorisce i segni d'acqua. Ecco, questo io mi rivolgo ad Angelo, ma non ho mai saputo che segno è Emanuela, quindi non so qual è la sua valenza zodiacale. Un leone. Leone, sì. Fuoco allora, sì. Ebbene, come sai dai miei discorsi, se va bene all'acqua, il fuoco un po' meno, quindi leone. Grazie, per Marco. Adesso. Grazie per questa bella notizia. Dico, la luna in Cancro per una leone è una luna molto emotiva, che riprende un po' la femminilità del soggetto stesso, che si vuole sentire meglio. I leoni fanno di tutto per stare bene, perché il segno della vita è il sole, è cuore pulsante della situazione. Ma è solo oggi, perché i leoni quest'anno hanno un'ottima prospettiva. Quindi Pesci, Cancro e Scorpione sono in pole position oggi. Bene anche per i sognatori dello zodiaco quando la luna è in Cancro, quindi anche Acquario e Bilancia. Bilancia e Acquario rilanciano più sui sentimenti, mentre invece l'altro segno d'aria, i gemelli per ultimo, rilancia un pochettino di più sul lavoro. I terra oggi sono ben messi, in quanto sia Toro che Vergine hanno un ottimo assist da questa luna, meno il Capricorno, chiaramente, perché se la luna in Cancro è in opposizione al Capricorno, un Capricorno oggi un pochettino più diffidente del solito. E quindi con i segni zodiacali allineati a questa luna che sa di abbraccio, casa, realtà e familiarità, una luna dolce che ci aiuterà a trascorrere una giornata all'insegna dell'affettività. Ragazzi, vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie Marco. Grazie Marco. E adesso ci rivediamo ovviamente domani mattina con Marco Amato. Adesso ripercorriamo un po' la storia di questo 24 gennaio nel corso dei secoli. Io prima però ti volevo dare una notizia. No, ma perché questa credo che sia una cosa che interesserà tanti, soprattutto te che sei un appassionato di meteo, di meteorologia. Ah, certo. Perché praticamente, sai, la fine di gennaio sono i giorni della merla, no? Però arriva un'ondata di aria calda, esatto, dall'Africa. In arrivo una bolla d'aria calda e le temperature saliranno come in primavera, dove i giorni della merla sono i giorni più freddi dell'anno. Che sono più 28, 29, 30, se non ricordo, esatto, male, di gennaio. Allora, al sud sono previsti 20, 22 gradi nei prossimi 15 giorni, quindi... Ah, quindi niente. Questa è una buona notizia, perché ci prepariamo noi ad affrontare le festività agatine anche con uno sforzo editoriale, direi piuttosto importante, quindi ci rassicura un questo. Un po' di caldo, non Non guasta, saremo, diciamo, non sotto guasta la pioggia. Grazie Emanuela per questo tuo suggerimento. Allora, diciamo, ripercorriamo adesso quanto è accaduto il 24 gennaio nel corso dei secoli, veramente, perché partiamo intanto dal 24 gennaio del 41, quando l'imperatore romano, pensa, Caligola, venne assassinato in una congiura. Caligola era famoso per la sua follia e la sua crudeltà, ma anche per il suo gusto eccentrico. Quel giorno lo pugnalarono 30 volte, un finale degno di una tragedia greca.
E saltiamo avanti di quasi due millenni, appena. Quindi dal 41 arriviamo al 1888, quando Jacob Wortman brevettò il nastro della macchina da scrivere. Si trattava di un'invenzione rivoluzionaria che permetteva di stampare i caratteri su carta. Grazie a questo sistema la macchina da scrivere divenne uno strumento indispensabile per gli uffici, per noi giornalisti e per gli scrittori. E poi invece il 24 gennaio del 1979 accade una cosa più triste. Il sindacalista Guido Rossa, operaio, viene ucciso nella sua macchina da un commando delle Brigate Rosse. È la prima volta che le BR uccidono un sindacalista e un militante del Partito Comunista. Aveva denunciato i brigatisti che si nascondevano nella fabbrica e per questo appunto pagò con la vita. Ma il 24 gennaio è anche la data che ha segnato la storia dell'informatica e della tecnologia. Stiamo vedendo questa foto, 1984, Apple lanciò Macintosh che inaugurò una nuova era, quella del Mac. Dal mondo della tecnologia a quello della televisione, 24 gennaio del 2002 fu il giorno in cui le regine delle televendite, Vanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, vennero arrestate con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e alle estorsioni. Le due donne per anni avevano approfittato della credulità e della disperazione dei telespettatori. Il 24 gennaio del 2003 invece fu il giorno in cui morì Gianni Agnelli, l'imprenditore politico italiano, soprannominato l'avvocato, fu a capo della Fiat, la più grande azienda automobilistica italiana, e presidente della Juventus, la squadra di calcio più titolata d'Italia. E ancora il 24 gennaio del 2008 però fu il giorno in cui il governo Prodi venne sfiduciato in Senato. Prodi rassegnò le dimissioni dopo aver guidato per due anni un'ampia coalizione di centro-sinistra. Il suo fallimento aprì la strada al ritorno al potere di Silvio Berlusconi, che vinse le elezioni anticipate proprio del 2008. Il 24 gennaio ricordiamo anche la nascita di un grande artista italiano, stiamo già sentendo in sottofondo Giuliano Sangiorgi, cantautore e frontman dei Negro Amaro. Come autore si accredita presso i colleghi più, diciamo, noti, più famosi, tra questi Bocelli, ha scritto le parole, Giovanotti, di cui cura il testo del singolo Safari. Nel 2001 ha fondato poi assieme ad altri cinque amici la band Negro Amaro, il terzo album si impone sulla scena nazionale con il singolo Mentre tutto scorre, tratto dall'omonimo proprio album, che poi vincono anche il premio della critica di radio e TV nella 55esima edizione del Festival di Sanremo. Noi facciamo i nostri migliori auguri ascoltando proprio Mentre tutto scorre. Buon ascolto, a domani. Emanuela, buongiorno. Buongiorno a te, grazie, a domani. A domani con Buongiorno Sicilia.